ho fatto un bellissimo viaggio in Australia e indovinate un po' che cosa ho bevuto? Birra, tanta, tanta birra. Là se la fanno in casa, ma ho scoperto su Fai da te facile che possiamo farla anche noi, nei gusti e nelle gradazioni che preferiamo. Basta procurarci l'apposito kit. Il kit Coopers per preparare la birra in casa comprende tutto il necessario: i contenitori, tubi, probetta ed ensimetro e altri accessori. C'è anche una confezione di malto Coopers. Bionda, rossa o scura, come la preferite? La latina sigillata di malto va liberata dal coperchio in plastica, asportando anche la bustina di lievito. La latina va immersa in acqua bollente per una decina di minuti. Poi la si estrae, la si capovolge e la si apre con un normale apriscatole. Il contenuto della latina va versato nel contenitore che abbiamo precedentemente dotato di rubinetto. Utilizziamo la paletta in dotazione per svuotare bene la latina. Versiamo ora 3 litri di acqua bollente e mescoliamo per 2-3 minuti in modo da evitare la formazione di grumi. Aggiungiamo 1 kg di zucchero e mescoliamo per bene. Aggiungiamo nel contenitore 19 litri di acqua fredda e mescoliamo per 2-3 minuti. Applichiamo il termometro adesivo sul contenitore e controlliamo che la temperatura si mantenga nei valori indicati sulla lattina. Versiamo la bustina di lievito e mescoliamo. Controlliamo che la temperatura del mosto di malto rimanga sugli stessi valori di prima. Ora possiamo applicare il coperchio sul contenitore e collocare la guarnizione sul foro presente al centro. Inseriamo il gorgogliatore nella guarnizione. Prepariamo una soluzione di acqua e metabisolfito e versiamola nel gorgogliatore fino a raggiungere il livello indicato. Rimettiamo il tappino. Lasciamo fermentare il mosto di malto per un tempo che va dai 3 ai 6 giorni, a seconda della temperatura esterna. Al di sotto dei 22 gradi occorrerà qualche giorno in più. Quando si nota una diminuzione del gorgogliamento, si preleva un po' di mosto e si riempie la provetta in dotazione. Si inserisce il densimetro nella provetta e si controlla che la densità sia quella indicata nell'apposita tabella. Se la densità è giusta, si può passare al travaso. Procediamo con il travaso ponendo il secondo contenitore più in basso del primo e collocando su di esso il suo coperchio forato. Togliamo il gorgogliatore e la guarnizione dal contenitore con il mosto. Applichiamo il tubo di travaso sul rubinetto del contenitore del mosto e lo inseriamo nel foro del contenitore sottostante. Apriamo il rubinetto e lasciamo defluire tutto il mosto nel contenitore inferiore. Possiamo procedere con la seconda fermentazione sciogliendo 180 g di zucchero in poca acqua. Aggiungiamo l'acqua zuccherata nel mosto e mescoliamo accuratamente. Eccoci infine all'imbottigliamento. Poniamo il contenitore su un tavolo. Nel suo coperchio inseriamo il tubo di travaso che è dotato all'altra estremità di una stina con comando automatico di chiusura. Inseriamo la stina nella bottiglia e soffiamo nel tubicino in modo da forzare il liquido nel tubo per farlo scendere verso la bottiglia. Quando questa è quasi piena, si solleva la stina e l'afflusso si interrompe automaticamente.
Non resta che tappare le bottiglie utilizzando i pratici tappi a corona applicati con l'apposita macchina. Il tappo va collocato sul collo della bottiglia e serrato fortemente con la macchina in modo da stringerlo ed effettuare una chiusura ermetica. Sono passati 15 giorni da quando ho imbottigliato la mia birra ed è già buonissima. Ma se la lascio ancora un mesetto al buio e al fresco, diventerà la fine del mondo. Prosit! Materiali. Kit per produrre la birra Coopers. Attrezzi. Contenitore graduato. Pentola. Bilancia.